Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 good morning. Salam aleikum per gli amici buoni islamici. Shalom per gli ebrei buoni, bravissimi, soprattutto la tribù di Giuseppe. Sapete che Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe e lui ha avuto due figli. È andato, bonjour, bonjour, bonjour a tous les amis de la France et bienvenue dans mon live. Et bienvenue à tous les amis del mondo, welcome at all the friend of the world wide, the friend of, not just for me, but the friend of the peace, the love, okay? Tutti gli amici dell'amore e della pace, perché noi la buongiorno, 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 buongiorno. Perché bisogna lavorare per la pace, non lottare. Chi ha sempre questo fucile, queste bombe in mano, ma ha dei problemi psicologici, secondo me. Tutti quelli che sono amanti delle bombone hanno dei problemi psicologici. Allora, oggi questa live ho detto uniamo i puntini della storia. Perché? A me hanno insegnato una cosa: se non sai da dove vieni, non saprai da dove andare. Allora, come siamo arrivati? Ma non solo nel mondo, iniziamo a guardare a casa nostra, perché tutti ci dicono: guarda a casa tua, parla di casa tua. Allora, tutti quei furboni che dicono che io non devo parlare dell'Ucraina, io vi ricordo che parlo di casa mia oggi. Uniamoci. Ciao, ciao amore! Allora, oggi parlo di casa mia e della storia dell'Italia, soprattutto le differenze Russia, Ucraina e tutti gli altri paesi, ok? Allora, chi ha fatto del bene all'Italia e chi ha fatto del male all'Italia? Allora, dato che mi dicono che non devo parlare di Ucraina e dicono che devo parlare delle mie cose, allora vorrei ricordare agli ucraini cosa hanno fatto loro, a noi italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale. Cosa hanno fatto i cari, le care guardie ucraine? No, filo naziste tra il 43 e il 45 in Italia, non a Sobibor, non in Polonia, non ad Auschwitz, in Italia. In Italia le guardie ucraine filo naziste, perché io vi ricordo che quando i nazisti diventarono belli potenti, iniziarono ad andare a casa degli altri. Vi ricorda qualcuno? Andarono in Francia, invasero la Cecoslovacchia. Invasero la Polonia, invasero l'Ucraina e invasero anche la Russia. Ok, oggi, no? In questo periodo, nel 1941, la Russia, dopo aver firmato un accordo di alleanza, no? Invece di rispettare questo accordo, i nazisti invasero la Russia. Guardate che questa è storia, eh? Questa è storia. Allora, dato che queste persone mi hanno detto che io non devo parlare, devo parlare di casa mia, e vi parlo di una storia sepolta, morta e sepolta, perché nessuno vuole parlare delle ingiustizie che sono state fatte in Italia tra il 43 settembre, no? Ve lo ricordo, l'armistizio, quel meraviglioso uomo di Badoglio della Vergine, vi ricorda qualcuno? Che la Vergine non porta bene all'Italia. Hai capito, Draghi? Tu devi andare via perché l'Italia è nata sotto il segno dei pesci e le persone della Vergine fanno molto male all'Italia, come il signor Badoglio fece molto male all'Italia. Allora, cosa fecero? Arrestarono Mussolini e arrivò questo governo Badoglio, che firmò l'armistizio con gli anglo-americani. Allora, cosa fecero? I nazisti che erano alleati a Mussolini, i nazisti che erano alleati a Mussolini, ciao cari,
cosa fecero? Vennero in Italia a liberare Mussolini, giustamente erano alleati, no? Però cosa fece, no? Liberandolo, i nazisti iniziarono a fare un po' le loro scorribande in Italia, soprattutto al nord Italia, ok? Liberarono Mussolini, lo portarono al nord e sul lago di Garda, soprattutto a Salò, chi è che conosce Salò, Brescia, fecero questa Repubblica Sociale di Salò. Ok? Ma studiate, perché se non studiate, io veramente vi interrogo poi. Allora, insieme ai nazisti arrivarono la bassa manovalanza dall'Ucraina. Come dici, che cazzo c'entrano gli ucraini con i nazisti? C'entrano sempre. Allora, questi cari ucraini, questi cari meravigliosi ucraini, dopo che entrarono i nazisti a casa loro, invece di dire combattiamo e mandiamoli via, li accolsero a braccia aperte e dissero: che belli i nazisti, che belli, che bravi. E allora si allearono a loro e diventarono espertissimi nei campi di concentramento di Sobibor, Treblinka e compagnia cantanti a torturare, seviziare, bruciare e sterminare persone. E vennero anche in Italia a sterminare queste guardie ucraine, lo sapete, tra il 43 e il 45, nel campo di sterminio. Perché chi dice che non ci sono stati campi di sterminio, io vi dico che ci sono stati. Ecco, allora tu che dici forza ucraina, tu ascolta, stai qui con me. Tu che dici forza ucraina, io dico forza, verità e giustizia. Perché nessuno di quelle guardie ucraine che ci hanno massacrato i nostri nonni e bisnonni ha pagato, hai capito? E io dico forza Italia. Forza Italia, forza Italia e forza verità. Io voglio che tutti i nazisti che hanno ucciso i nostri italiani paghino! Capito? Altro che dici forza ucraina? Forza Italia, dico io. Forza verità! Non che un pezzo di merda come il signor Semper uccide, massacra il famoso boia di Bolzano, ha ucciso, massacrato, torturato, violentato uomini, donne, ragazzini, bambini, bruciato vive, ha bruciato vive delle donne, hanno bruciato vive delle donne nei campi di concentramento di San Sabba a Trieste. Piantava dei chiodi nel cervello agli esseri umani italiani! Questo boia Senfer ucraino, capito? Perché non riesco, perché non riesco a farmi passare questa rabbia? Io vorrei, io sto pregando gli dèi di mandare via questa rabbia, perché questa rabbia mi fa un male non sapete che male mi fa, però io non posso, non posso, non posso credere che i russi sono cattivi e gli ucraini sono buoni, perché la storia insegna, cari ragazzi, quando gli ucraini tra il 43 e il 45, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono venuti in Italia, ci hanno piantato i chiodi nel cervello, ci hanno torturato e ci hanno bruciato vivi nei campi di concentramento. Quando noi italiani siamo andati a casa de dei russi, dei sovietici, durante la Seconda Guerra Mondiale, no? A invaderli, a fare la campagna di Russia, a rompere i coglioni russi a casa loro, sapete cosa hanno fatto i russi? Sapete cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa cazzo stai dicendo? Pezza di merda idiota puzzolente. Ma cosa stai dicendo? Ma come ti permetti? Brucerai tu all'inferno? Brucerai tu all'inferno insieme ai tuoi padroni. Hai capito che brucerai tu all'inferno? Brucerai tu all'inferno insieme ai tuoi padroni che stanno bombardando Donetsk, che stanno bombardando un posto che me lo sono scritto, capito? Bugiardi! Bugiardi! Siete bugiardi! Siete assassini bugiardi! Siete nazisti da sempre! E nessuno dice la verità. Siete dei nazisti da sempre. Siete dei filonazisti da sempre. I vostri nonni torturavano i nostri nonni! Questa è la verità! Capito? Capito? E non che mi vieni tu non bruci, brucerai tu. Tu che hai bruciato quel ragazzino in croce, brucerai tu. Brucerete tutti voi dentro le vostre bugie. Questo brucerete. Siete dei nazisti da sempre.
E avete covato il nazismo da sempre! Ce l'avete nel DNA dentro! Il tradimento e il nazismo. Perché voi avete tradito la vostra nazione, avete tradito la vostra nazione, avete ucciso i vostri fratelli nei campi di concentramento di Sobibor, i vostri fratelli, la gente che lottava per la libertà dell'Armata Rossa, e oggi uccidete i vostri fratelli del Donbass. Ma questo perché? Ma questo perché? Ma questo per... Perché vai via? Aspetta un attimo, Dio buoni! Oh, signor! Perché non stai qui? Stai qui. Stai qui e ascolta. Stai qui e ascolta la storia. I tuoi nonni sono venuti in Italia e se tu mi dici forza Ucraina, i vostri nonni hanno bruciato i nostri nonni. Capito che è sbagliato il nazismo? È sbagliato! È sbagliato il nazismo! Non si brucia la gente, non si tradisce il proprio popolo e non si fanno entrare gli stranieri a casa propria, li si lecca il culo e si allea con loro. Prima l'avete fatto con i nazisti, oggi lo fate con gli americani. Tu non sai la storia, vai a studiare la storia, mongoloide, idiota, puzzolente. Vi hanno detto una storia che non esiste. Stai qua e impara la storia. Stai qua, io ti prenderei per le orecchie a te e ti porterei a San Sabba. Capito, ignorantone? Ti porto a San Sabba, ti faccio vedere i forni crematori, ti faccio vedere dove bruciavano i nostri nonni. Hai capito? Hai capito, nazista di merda? Hai capito, brutto nazista di merda? Nazista di merda, nazista di merda, nazista di merda, assassino! Sei un nazista di merda, assassino! Capito? Ciao. No, perché scusa, ma mi prendono per il culo? Io vi dico come hanno trattato i russi i nostri nonni. Siamo andati a casa loro, gli abbiamo rotto i coglioni. Il nostro duce, mia luce, ci ha fatto andare in Russia con la neve, con gli stivali di cartone. San Sabba Trieste, cosa dici? San Sabba Trieste. Andatevi a cercare su Google San Sabba Trieste, il campo di concentramento di San Sabba. Ok? E andatevi a cercare anche il boia di Bolzano. Il boia di Bolzano. Ma non ti ho detto, ma allora sei scemo. Ma perché quando io vi dico una cosa neanche i comunisti? Ma cosa c'ha il peperoncino nel culo? Ma lo capisci che non ci sono i santi? Ma perché dici vieni qua a rompere i coglioni a me? Oh signore, lo sapevo già. Allora tu, cocco bello, ma se vedete non c'è un profilo fake. Ci sono tutti i profili fake. Non c'è uno. No, ma lo so perché sto dicendo la verità. Allora, cari ucraini, no? Cari italiani, se pensate che questa gente erano dei stinchi di santo, io non ho detto che i comunisti erano meglio. Attenzione, però vi sto dicendo che noi nei campi di San Sabba e di Bolzano siamo stati torturati dalle guardie ucraine. Avete capito? Mentre quando siamo andati a rompere i coglioni in Russia con gli stivali di cartone, perché uno chiamato Benito Mussolini ci ha mandato in guerra con gli stivali di cartone, gli zoccoli di legno e i camion dell'Africa, ok? Io so più di te, coccobello, so più di te, vai a scuola. Vai a scuola, ma non quei libri di merda che vi vanno a scuola, che vi insegnano le bombe. Ti faccio vedere io i libri italiani, ok? Ma vai a dormire tu, ma pensa a te. Ma perché devo andare a dormire? Ma vacci tu a dormire, va? Anzi, svegliati. È ora che ti svegli del tuo presidente drogato. Capito che a me per il culo quel drogato lì non mi prende. Soprattutto alla luce che la sua bella mogliettina, sapete dov'è? Sapete dov'è? Sapete dov'è la sua bella mogliettina? A Forte dei Marmi. Mentre bombardano il Donbass, la mogliettina Zelenska è a Forte dei Marmi. Ma si fa così, vero? Si fa così. Perché siete degli ipocriti, dei bugiardi. Ma tutti gli italiani. Io consiglio al signor Putin di non dare più retta a questi politici.
Hai capito? Certo, al mare a Forte dei Marmi c'hanno la villa e la famiglia Zelenska. Poi negatelo, insultatemi, ditemi tutto che volete, non me ne può fregare di meno, perché la storia io l'ho studiata. Andatevi a vedere i campi di concentramento e sterminio di San Sabba, andatevi a cercare su Google la storia del boia di Bolzano, che non è mai stato, è stato processato, ma tipo a 90 anni come Priebke, perché in Italia noi facciamo il processo ai nazisti a 90 anni, hai capito? Facciamo i processi ai novantenni, ma nessuno in Italia paga mai. E guardate che questi nazisti non hanno pagato perché gli americani liberatori li hanno protetti e coperti. Quindi questi liberatori, che è un altro falso storico, sono venuti qua 77 anni fa e non se ne sono più andati, gli americanschi, capito? Cos'hai scritto? No, non dovete augurare la morte, eh? No. Io auguro solo che possa finalmente esserci giustizia e verità. Io la morte non la auguro a nessuno. Ma mi auguro che qualcuno chieda scusa. Può l'Ucraina chiedere scusa invece di celebrare il nazismo? Può l'Ucraina chiedere scusa che sono venuti in Italia tra il 43 e il 45 a massacrare italiani? Potete chiedere scusa? Io invece voglio chiedere scusa alla Russia, che i nostri italiani sono andati a rompere i coglioni durante la Seconda Guerra Mondiale. E vi dico che questi italiani, che erano alleati ai nazisti, perché voi veramente vi siete dimenticati tutti, erano andati insieme ai nazisti con gli stivali di cartone e gli zoccoli di legno e i camion dell'Africa. Non sto scherzando, ok? Ok, no, dovete fare tutti pace. Io non voglio più vedere una guerra, non voglio più vedere una bomba. Capito? Non voglio più vedere violenza su questo mondo, perché qualche schifoso si deve arricchire. Non esiste al mondo, basta! Chiedete scusa a vicenda, uno ha fatto del male, l'altro, ma vi dovete imparare a chiedere scusa. Cosa cavolo li dici? Non puoi non litigare nel mio blog, grazie. Non vai a litigare da un'altra parte. Se tu vuoi litigare, vai a litigare a casa tua, dato che siete una razza di violenti, perché voi sapete solo violentare le persone. Psicologicamente avete violentato anche i vostri figli. Li allenavate a fare il saluto romano, ma siete rincoglioniti. Certo, la Moldavia è un posto meraviglioso, c'è un vino meraviglioso. Cosa c'hai contro la Moldavia? Un posto meraviglioso. Sapete che c'è il vino più buono di tutti i paesi dell'est? La Moldavia è un terreno ricchissimo, anche la Romania. Ma che dici tu? Ma perché non te ne vai? Vai in mezzo ai tuoi amichetti ucraini, dai. Vai a leccare i piedi agli americani, che ti piace tanto, no? Vi piace tanto leccare i piedi agli stranieri. E prima li avete legati ai nazisti, adesso li leccate agli americani, continuate a leccare. Comunque, io oggi volevo ricordare, nel mio cuore, oltre vorrei giustizia, vorrei che mi chiedeste scusa a tutti gli italiani, che il boia di Bolzano, il signor Semfer e le guardie ucraine sono venuti in Italia tra il 1943 e il 45 e ci hanno massacrato degli italiani. Potete chiedere scusa, per favore? Chiedo solo delle scuse. Non sto chiedendo tanto. Chiedete scusa di quello che ci avete fatto nel passato. Per favore, chiedete scusa. Va bene? Io non sono contro l'Ucraina, io sono forse più a favore di te dell'Ucraina, lo sapete? Io sono più a favore di te. Sai perché? Vorrei un'Ucraina libera, vorrei un'Ucraina libera da tutti, sia a destra che a sinistra, libera. Dovete tornare liberi, ma non avete bisogno di padroni, né a est né a ovest. Vi prego, ci hanno tirato i chiodi nella testa, ci hanno violentato le donne, io sono italiana del nord, ci hanno violentato
smettete di dire forza qui, forza là. L'unica cosa che dovete dire è forza pace, forza amore. Forza amore. Questo è un tutorial per l'amore. Io sapete cosa farei? Come aveva fatto Nelson Mandela? Sapete cosa aveva fatto Nelson Mandela? Sapete cosa era successo in Sudafrica? In Sudafrica sapete che i bianchi odiavano i neri erano chiusi nell'apartheid. Lo sapete, no, questa cosa? E sapete come ha fatto a mettere pace? Che lui è stato tanto tempo in galera, è stato tanto tempo in galera, e poi quando si è liberato poteva vendicarsi, non si è vendicato. Io non cerco vendetta, cerco che vi chiedete scusa a vicenda. Chiedetevi scusa a vicenda. La soluzione non è la guerra. Avete visto che da una piccola cosa è diventata enorme. Secondo voi chi è che si sta arricchendo buttando le bombe in Donbass? Chi si sta arricchendo che voi siete dovuti scappare in giro per l'Europa? Chi si sta arricchendo? Chi si sta arricchendo? Lui, Georgi Schwartz, detto Soros. Lui, invece di odiarvi i russi e ucraini, guardate la foto di questo uomo. Questo uomo, certo che era un grande, questo uomo è la causa di tutto. Lui maneggia soldi, armi, di tutto. C'entra anche la CIA in queste cose, lo sappiamo. La CIA per anni, lo sapete, che ha gestito e manovrato anche la politica italiana e sta continuando a manovrarla. Lo sapete, dai. Io invece vi dico che io sono amica di tutti, dell'Ucraina, della Russia. Sapete che... cosa mi fa soffrire tantissimo? Sapete cosa mi fa soffrire tantissimo? I bambini, i ragazzini. Io non ce la... Come cosa cazzo spiegate i vostri figli? Io vorrei come li... cosa spiegate i vostri figli? Perché io ho ricevuto delle domande dal figlio della mia amica che ha 12 anni, che vive qua ed è rumeno, e mi ha detto, ma perché fanno la guerra? Io ho detto, perché sono scemi, perché pensano che i soldi siano soprattutto. Cosa cavolo gli devo dire a un bambino? E mi chiede la stessa cosa una ragazzina russa, perché ci bombardano la testa? Perché? Perché sono pazzi, sono indemoniati. Chi crede che la guerra sia una soluzione, sono pazzi. Capito? Avete capito? Allora, vi volevo leggere una cosa, perché siamo arrivati in Italia, cioè dovevo dirlo questa cosa che un drone ha bombardato, perché la TV italiana non lo dice, la TV italiana ci ha fatto un articoletto del cacchio su Repubblica che a Bolgorod un drone, io devo riportare la verità, a Bolgorod un drone è caduto e degli edifici pubblici, cioè edifici privati, pardon, stanno andando a fuoco. Volgorod è praticamente in confine con il Donbass. Poi un'altra notizia, a Donetsk è stato bombardato il mercato. Il mercato, ragazzi, non ci vanno i miliardari, al mercato ci va la povera gente a comprare la roba. Potete non bombardare il mercato, bombardate le zone strategiche militari, ma non il mercato della povera gente, si può lasciare in pace. Ciao amore, ciao Vittoria, ciao Sofia. Ok? Capito? La smetti con sto tutorial occhi. Uff. Ma non mi interessa, ma perché mi deve interessare le cose frivole? Dai, per favore, cerca di non dire stupidate, che a me non me ne frega un cacchio del trucco e delle menate. Oggi invece torniamo al discorso a bomba. Quindi io voglio che gli ucraini chiedano scusa che ci hanno massacrato donne, uomini e famiglie nel campo di concentramento di San Sabba Trieste. E ci tiravano i chiodi in testa. Il signor Senfer non ha mai pagato, è tornato al suo paese, poi quando le acque si sono fermate è ritornato a vivere in Italia sotto falso nome, lo sapete questa storia? Poi c'erano denunce su denunce su denunce su denunce, è stato arrestato che aveva già 90 anni, è verità. Cercatevi su Google boia di Bolzano e cercate su Google il campo di concentramento di San Sabba. Oggi invece vi volevo leggere
una cosa meravigliosa, meravigliosa, ok? Io amo molto la poesia. Vi piace a voi la poesia? A me tanto. Vi volevo leggere un pezzo di... Che misera, come si legge un ostio? Pezzo, guardate che la Grecia, l'antica Grecia insegna sempre. Io sono italiana, ma mi sento italica. Che cosa vuol dire essere italici? Vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere italici? Gli italiani sono gli italioti. Gli italici sono quelli che sono i figli di Dante, sono i figli di praticamente... Tu sei figlio di un maleducato. Allora, i figli di Dante, sono i figli di Leonardo. Io mi sento figlia di Enea. Sapete la storia dell'Italia, no? Che Enea, dopo la sconfitta di Troia, venne nel Lazio e si sposò con Lavinia, ok? La figlia di questo re autoctono. Allora, invece volevo leggervi questa cosa bellissima di Creso, e vi leggo sempre la Grecia insegna, io sono infatti di cultura greca latina, e dice: nessuno può essere così folle da preferire la guerra alla pace, ok? Con la pace i figli seppelliscono i padri, con la guerra sono i padri a seppellire i figli. Questa è una frase di Creso, ok? Torniamo invece alla storia italiana, se qualcuno vuole rimanere a Catanzaro in fiamme. Che cosa è successo? Poi me lo dici? Archimede da Siracusa, sapete cosa faceva Archimede? Aveva bruciato le vele. Archimede faceva parte della Grecia, la Magna Grecia, che era appunto a Siracusa. Vi ricordo Archimede pitagorico. Ecco perché io mi sento italica e non mi sento italiana. Anche sulla cittadinanza italiana, ma penso che non andrò mai più a votare e brucerò la scheda elettorale, perché se è vero che gli americani da anni con la CIA manovrano la politica, che cavolo vado a votare? Scusate, ma è così? Scusate, ma è la verità. E ta pravda is the truth, emet in ebraico. Un bacio a tutti gli amici ebrei. Allora, vi parlo di questo signore che si chiama Gheorghe Soros, Gheorghe Schwarz, detto Soros. Gheorghe Schwarz, certo, è drammatico, ma perché mi dai del lei poi? Boh, vabbè. È drammatico, ma perché tu devi dare degli insulti agli altri? Ma non sai, ecco una cosa però che vi volevo dire. Io non capisco molto, sarò una donna semplice, ma io sono un po' all'antica. Io non voglio le brutte maniere, the bad manner. Sapete in inglese cosa vuol dire bad manner? Le cattive maniere. Ciao amore! Hai fatto un marito. Ha fatto molto mio marito. Sì, tesoro, ha fatto molto. Tesoro. Allora, saluto tutti gli amici di tutto il mondo. Allora, usiamo però le buone maniere, perché le cose incivili le lasciamo agli altri. Noi usiamo le good manner, le buone maniere, il bon ton, il galateo. Capito? Non fate i maleducati. Chi? No, ma Vittoria, non puoi alimentare. Allora, Sofia... Non alimentare rabbia e rancore, perché se lui ti insulta, tu lo insulti. Questo è proprio, io ve lo dico, poi fate quello che volete, non è un segno di buone maniere, capito? Non fate le cose brutte, perché quando un uomo o una donna vi insultano e voi rispondete altrettanto, cadete nella volgarità. Invece, quando una persona vi insulta, gli dici scusa a me, ma ti sai solo rivolgere a me in codeste maniere volgari? Non puoi usare un atteggiamento meno brutto? Detto male? Oggi parliamo del magnifico Gheorghe Schwarz, detto Soros, per gli amici. Buongiorno, buongiorno. Bene, 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 bene. Le buone maniere, le vuoi imparare le buone maniere?
The good manner, te lo dico anche in inglese, così capisci. Allora, oggi parliamo di come è nata la rovina dell'Italia. Qualcuno vi ha mai parlato dei prelievi forzosi nei conti correnti degli italiani? Stai qui che impari. Qualcuno vi ha mai parlato dei prelievi forzosi nei conti correnti degli italiani del governo Amato nel 1992? Ve l'hanno mai detto che un giorno il governo italiano, che è stato il governo Amato, si svegliò e di notte prelevò dei soldi da tutti i conti correnti degli italiani? Ve l'hanno mai detto? Ve l'hanno mai detto dei prelievi forzosi sui conti correnti? Adesso ve lo leggo, perché forse è la cosa che può farvi capire cosa sta succedendo. Perché non è se l'hanno fatto una volta non lo fanno più. C'è già il precedente storico, capito? Precedente storico. Vi ricordo che fu un periodo drammatico, perché ci fu veramente un colpo di Stato. La vecchia politica, che era i socialisti, la Democrazia Cristiana era appoggiata dalla CIA e avevano fatto questa sorta di associazione delinquere che si chiamava Gladio, tra governo americano e governo italiano, dove loro decidevano come rigirare la frittata. Capito? Ma senti, ma perché non te ne vai? Vai dai tuoi amici, come si può dire, buzzurri. Se sei buzzurro, stai coi buzzurri, non stare con le persone per bene. Dai, su, su, via. Dai. Allora vi leggo cosa dice qua. Il prelievo forzoso sui conti degli italiani. Amato è il collasso della lira. Cosa è successo? Il collasso della lira. Il collasso, ma te ne vai, ma cosa ti importa? Ma vai a farti dar nel culo te e tutti i personaggi osceni come te. Vattene e basta. E basta. No, non ho nessun tutorial, perché io sono una persona che non beve, non fuma e non mi droga, capito? E vattene. E che cazzo? Ma veramente, che rotture di coglioni, psicopatici pazzi. Allora, il prelievo forzoso sui conti degli italiani, Amato e il collasso della lira, per non dimenticare. No, amore, non ce l'ho con te, non cercare rogna con sta gente. Onorate Putin, se volete bene a Putin, Putin non litiga mai con nessuno, capito? Cercate di fare un po' i signori, cercate di fare i signori, cercate di fare i signori, ok? Allora, il prelievo forzoso sui conti degli italiani, Amato e il collasso della lira, per non dimenticare. Allora, ci fu un signor Soros che comprò così tanta lira, che era la moneta prima dell'euro in Italia, e poi la ributtò nel mercato in modo da inflazionarla. Ciao, ciao, shalom, 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 shalom. Così cosa fece questo signor Soros? Non lo fece solo con la lira italiana. Lo fece anche con la sterlina inglese. Ma la sterlina inglese riuscì a tener botta, mentre noi non riuscimmo, perché la Bundesbank, la banca tedesca, non ci appoggiò. Anzi, ho quasi il dubbio che erano tutti d'accordo per farci andare alla rovina. Guardate che non è una bugia. Andatevi a cercare il prelievo forzoso sui conti correnti italiani. Qui dice: sono ormai passati. Io prendo da Money, che è una rivista, ma lo trovate anche su Google. Money è una, secondo me, delle riviste più, dei giornali più credibili su internet, e parla di soldi, come anche leggo molto il Sole 24 Ore. Ma su Money, scritto Money, dice: sono ormai passati quasi 27 anni da quella svalutazione della lira italiana esacerbata da Gheorghi Schwarz, detto Soros, che il suo vero nome è Gheorghi Schwarz, che lui è un ebreo di origine ungherese, ma è tutto
tranne non è un ebreo come te, Emi, lui è uno che proprio non ama neanche i suoi consanguini e della stessa religione. Che mise in ginocchio le finanze del nostro paese Italia. Pochi mesi prima la patrimoniale del 6 per 1000 sui conti degli italiani aveva già sconvolto profondamente gli italiani. Qui, capito? C'era già stata una patrimoniale. Sapete che cos'è una patrimoniale? E andatevi a informare che cos'è una patrimoniale. Andatevi a informare che cos'è una patrimoniale. Perché adesso vi rifaranno una patrimoniale, adesso vi faranno di nuovo dei prelievi forzosi, adesso vi faranno come la Grecia i licenziamenti dei dipendenti pubblici. Poi ridiamo, continuate a pensare alla guerra mentre vi stanno fottendo i soldi, continuate, continuate italiani a tenere la testa dentro il sacco, continuate, 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 perché anche oggi c'è sempre dietro lui, le sue ONG, le sue banche, le sue porcate, se non è lui è l'altro Bill Gates, se non lui è Jens Stoltenberg, sono tutti di loro che non gliene frega niente della pace. L'unica loro priorità è creare caos. E chi è che crea caos? Il diavolo. Il diavolo crea caos. Non il bene, non Dio, non Hashem, non Allah. Il diavolo crea il caos. Quindi chi sostiene la guerra sostiene il diavolo, il male. Siete dalla parte del male? Io ve lo dico. Quindi, sono ormai passati quasi 27 anni da quella maledetta notte e dalla svalutazione della lira italiana che portò le finanze pubbliche al collasso. Era il 1992, lì è partito tutto. Anche Azzurra Mazda, perché no? Perché no? Anche lui. Noi però stiamo dalla parte della pace e del bene. Era il 1992 quando il governo di Giuliano Amato, al potere solo da pochi mesi, prese una decisione senza precedenti: applicare una patrimoniale sui conti correnti degli italiani. Fu il famoso 6 per 1000 sui capitali, che in realtà erano già al netto delle imposte. Quindi immaginatevi che oggi vanno nel vostro conto corrente e vi prelevano, perché sanno già i vostri conti correnti. Sanno tutto adesso e vi preleveranno i soldini. Vogliamo scommettere? Io vinco sempre, però che brutto vincere sempre, un po' noioso. Quelle tasse erano già state pagate, ma il crollo della lira, grazie a Soros, alimentato dal noto speculatore Gheorghi Schwarz, detto Soros, poi dicono perché ce l'ha con Soros? Perché ne ha fatte fa Garibaldi. Poi dice, ma cosa l'ha fatta a te? Non a me. Le ha fatte al mio papino, che aveva un mutuo ai tempi, e quel mutuo, chi non aveva i soldi per chiuderlo, si era raddoppiato. Capito, cari italianski? Capito che meraviglia questo uomo? Capito perché lui ha un debito con me, non ce l'ho io con lui. È lui che ha un debito con me. Capito anche tu, amico Schwab, che dici che siamo troppe bocche? Un cazzo, non siamo troppe bocche. Non siamo troppe bocche, non siamo troppe bocche. Siete voi che rompete i coglioni a queste bocche, perché noi ci sappiamo mantenere. Siete voi che rubate a noi, capito? Non fate i fessi, i furbi che rigirate la frittata. Siete voi, Soros, Schwab e tutte le banche e tutte le cose che rubate alla povera gente. Perché voi rubate, rubate i soldi, rubate le case, rubate la speranza, rubate il futuro. Ma io che sono vecchia, me ne frego. Sapete per chi sono preoccupata? Per Darius, per Sofia. Capito? Per tutti quei bambini che mi dicono perché c'è la guerra? Perché mi bombardano in testa? Perché? Non hanno detto una beata minchia. Sofia non ha detto niente, hanno detto una cosa solo, che c'è questo drone così, ma non dicono niente. Loro questa notizia è passata proprio perché ormai siamo in vainà, in guerra. Voi volete sostenere la guerra, voi siete felici della guerra, buongiorno a tutti, ma la guerra è solo morte e distruzione. La guerra vuol dire togliere il futuro ai vostri figli. Io voglio vedere anche lei Draghi, ha una figlia, c'ha dei nipotini.
E anche il signor... Ciao tesoro, ciao. Anche il signor Conte ha un figlio, mi risulta. Ma lei, signor Conte, non vuole farlo cadere questo governo. Se lo fa cadere, usciamo dalla guerra, eh? Perché se no qua ci ritroviamo come il 1918, che ci sarà la rivoluzione d'ottobre, perché siamo vicini a ottobre. Vogliamo arrivare a una rivoluzione o vogliamo uscirne prima? Perché guardate che la storia insegna. Guerra, guerra, carestia, rivoluzione. Guerra, carestia, rivoluzione. La rivoluzione francese è partita con la guerra, con la carestia e la rivoluzione. La rivoluzione russa è partita con guerra, carestia, rivoluzione. Perché se vi ricordate, la Russia poi uscì dalla guerra perché non aveva più da mangiare e iniziò la rivoluzione. Forse è quello che abbiamo bisogno, della rivoluzione. Abbiamo bisogno della rivoluzione per mandare via tutti questi. Cosa stai dicendo? Dai, non ti stupidare. Ma non ce la fate a non di stupidaggine. Basta, eh? Allora vado avanti. Lo stesso Gheorghe Schwarz, lo stesso che per i suoi interessi economici finanzia l'arrivo dei migranti in Italia, perché lui prima li butta fuori da casa loro e poi gli va a prendere con le barchette. Vuoi venire in live, tesoro? Vuoi venire in live? Vieni pure, se vuoi venire, Gioia, che Lucia è la mia. Ciao Luci, sto parlando del magnifico Soros. Ciao Luci, magnifico. Sto parlando del magnifico Soros, perché qui sì, siamo, è sempre lui, l'è sempre lui, eh? L'è sempre lui, l'è sempre lui. Lo sai che hanno bombardato la città di praticamente un drone, la città russa in confine, quindi siamo già a Vaina Vera, a Bolgorod, un drone è caduto su delle palazzine, e poi a Donetsk c'è stato il bombardamento del mercato. E io ho ricordato, sì amore, lo so Sofia, stai calma però, perché voi non capite che ci sono sti ragazzini che sono spaventati. Io ero convinta che mi scrivevano solo dei vecchi caroliti come me, invece sono i ragazzini che mi dicono: ma cosa succede? Eh beh, è importante che comunque si facciano delle domande, è importantissimo. Al governo voi siete convinti che questi ragazzini si bevono tutte le stronzate che dite? Non è così, non è così, non è così. I ragazzini sono preoccupati. Non vogliono un futuro di merda, non vogliono una vita di merda, non vogliono farsi un futuro, cioè questi non c'è più futuro. Più che altro vogliono un futuro, perché... Scusa, se tu pensi che c'è solo problema Putin, non hai capito una beata mazza di niente, perché tu dovresti veramente andare a scuola, basta con dire cattivo Putin. Ma di quante guerre avete bisogno per capire che le guerre le crea la NATO? Di quante guerre ne avete ancora bisogno? Ma non c'è, ancora tu, anche tu sbagli, non è Zelensky, non è Putin, è quella maledetta NATO, è quelli maledetti americani. Ma lo volete capire che loro puntualmente una volta all'anno inventano una guerra in qualsiasi... Allora, l'anno scorso sono andati via dall'Afghanistan per fare cosa? Per aprire un'altra guerra qui? Ma lo capite che che l'America fa business con la guerra? Mentre la gente muore di fame, mentre loro investono migliaia, e perché dici viva l'America, scusa? Ma un altro idiota, qui non se ne può più. Io oggi veramente... con questi idioti dove andiamo? Dove... Ancora un'altra. No, ma il problema è che questi vengono sodomizzati dall'America. Cioè, scusa, tu vivi l'America, ti piacerà essere sodomizzato? A me no. A te piace prenderla nel culo? A me no, grazie. Io il mio culo lo voglio vergine, pulito, che mi serve per fare la cacca, non per prenderla in culo dagli americani. Continua a prenderla tu nel culo. Io non la prendo nel culo, va bene? A me il culo mi piace pulito, vergine, nel culo non la prendo né dagli americani, né dai russi, né da nessuno, hai capito?
Finché voi continuerete a capire, no, perché veramente non se ne può più di voi. Brava amore, finché voi non capite, perché io voglio bene alla Russia, ma non la voglio mia padrona, la voglio amica. Io voglio che le nazioni siano amiche, non padrone. Io vi ho fatto riflettere sul fatto che questa gente è venuta a casa nostra 77 anni fa e non se n'è più andata e continua a gestire la nostra politica, continua a dirci chi votare, cosa appoggiare, cosa mangiare, con chi trombare momenti. Mi vuoi Io dire anche come chi devo far entrare nella mia vagina? Vuoi venire a vedere quanti sicuramente peli sono nella mia? tra poco sarà così, non ti preoccupare. Certo. Allora io mi Intanto anche stupisco vecchia non la uso più. invece, Sabri, mi stupisco perché ci sono persone che continuano a dire tu come sai queste cose. Io invece mi stupisco come ancora adesso ci siano persone che non approfondiscano nulla. È questo che mi stupisce. La loro priorità è prenderla nel culo. C'è gente così abituata a prenderla in culo, scusa, c'è gente che è così abituata a essere sottomessa che ormai pensa che È la uno normalità status. sia... No, pensano che è normale essere sottomessi. Mi dispiace, sapete cos'è normale? È normale la pace, è normale l'amore, è normale l'amicizia. Perché se io mi incontro con Lucia, non mi viene voglia di prenderla a schiaffi, mi viene voglia di abbracciarla e dire: Luci, ci facciamo una carbonara. Magari è l'ora giusta. Allora giusto. Ma non ho voglia di prenderla a schiaffoni. Ma certo, facciamo l'amore, non la guerra. Ma poi scusa, fa anche bene alla pelle. Mi hanno detto tutorial trucco. No, non è tutorial trucco. È che io non bevo, uso una crema che ringrazio Nunzia, non so, della Clarin. Mi ha detto sta crema, guarda che bella che è. Poi ho preso il sole e sembro un po' più decente. Perché pensate che io sono bianca, ma questo è il massimo del colore che prendo. Pensa come sono bianca, cioè sono straccio. Però per farvi capire che non dovete guardare la mia Abbona. faccia, dovete guardare quello che dico. Se io vi ho detto che nel 92 hanno fatto crollare il sistema politico della Democrazia Cristiana che contrastava il comunismo e hanno inscenato questa pagliacciata di Tangentopoli mandando via il mostro Craxi, il mostro Andreotti e sono arrivati i mostrini. Perché almeno quelli erano super mostri, questi sono mostrini. Sono mostriciattoli. Ma fanno i danni grossi, cazzarola, però. Ma non li fanno loro, amore mio. Sono burattini, c'è sempre, le sempre lui. Capisci che alla Sono fine tutti, è è tutti chiaro che c'è il burattinaio, è chiaro che c'è il burattinaio. identici. Ma si fanno, cioè si fanno burattini però. Ma allora io però posso dirvi una cosa, non la concepisco perché c'è una parte di italiani ma anche del mondo che invece, ti faccio un esempio, guardate, riflettete su questa cosa. Io ho una torta davanti alla mia faccia, c'è una bella torta gigante e mi dicono ne vuoi una fetta? Ma sei mia la torta, che cazzo vuoi? Questi tipi, ignorantoni, politici, mafia, tu, svegliatevi un po' perché vi do delle lezioni di vita oggi, sia i politici che la mafia. La CIA, gli Stati Uniti, la NATO, avete la torta davanti agli occhi che è vostra, invece di mangiarvela tutta. Ma io ho detto i complimenti a Craxi, che cazzo c'entra che. Tu vedi che hai dei problemi di ascolto. Hai dei problemi di intelligenza. Se io ti ho detto, hanno detto cattivone a Craxi per mettere le merde, vuol dire che Craxi era l'unico che ha detto di qui l'aereo, i terroristi non si muovono. Open your mind, eh? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Sì. Oh, Comunque, sono tornato. fare l'audio. Stacca l'audio. Allora, che cosa vi voglio far capire? Che è come se voi aveste una torta davanti alla vostra faccia. Una torta gigante. Viene una persona da fuori e vi dice: Vuoi un pezzo della torta? Vuoi un Ma è certo che io la leggo la storia, cosa dici? Io la sto dicendo la storia, io l'ho vissuta la storia, fenomeno. Vivi la storia come l'ho vissuta io, non prendendola in culo dagli americani. Allora, gli americani fanno così: vengono a casa vostra, voi avete la torta davanti agli occhi e vi dicono. Vuoi una fetta della tua torta? È mia.
È mia la torta. E loro vi dicono: vuoi un pezzo della torta? È mia la torta? Ma lo dicono ai politici, lo dicono ai mafiosi, e i mafiosi dicono: sì, dammi una fetta di torta. Ma che cazzo ti... Meno male che siamo alla fine, perché non ne posso più. Io non credo più né al governo né all'opposizione. Ragazzi, anche quelli che dovevano fare le opposizioni, Italexit, abbiamo visto che i loro siti sono intestati in Inghilterra. Ma è una presa per il culo! Ci creano il problema, poi ci danno la soluzione. Ci creano i politici e poi ci fanno un casino della Madonna. Non faccio entrare chi non conosco. Capito? Vi creano il virus e poi vi danno il vaccino. Vi creano la crisi economica e poi vi danno la soluzione, il PNRR. Vi creano la guerra e poi vi imprestano i soldi per ricostruire. Ma che cazzo ci avete nel cervello che questa roba è da 77 anni che lo fanno? E ci vuoi venire in live così? È da 77 anni, porco diavolo, che lo fanno e lo dicono. 77 anni che vanno in Vietnam e vanno in Corea e vanno di qui e vanno di là. Quante cazzo di guerre avete bisogno per capire che è un sistema? Si sono inventati le armi chimiche in Iraq e quell'altro rincoglionito di Vespa ho sentito che ha detto: no, è stata l'Iraq a chiamarci. Ma quale guerra hai visto tu? Ma che cazzo di Ma se non guerra capisci niente. hai visto? Ma che cazzo dici? Eh? No, stava parlando Non con capisci Soloviev. niente. No, stava parlando con Soloviev. C'era un'intervista che Bruno Vespa intervistava. Che Bruno Vespa, no, la spiego. C'era Bruno Vespa che intervistava Soloviev, questo giornalista russo. Lo conoscete, Vladimir Soloviev? Allora, lui gli ha fatto notare, Soloviev, come vi faccio notare io, che l'Iraq è stato invaso dicendo che c'erano le armi chimiche, giusto o Sì, e non no? c'era. Ok, ma non la prima guerra è stata iniziata mettendo le trivelle di traverso. Il Kuwait, che io sono stata in Kuwait. Io sono stata in Kuwait, aveva messo le trivelle così in Iraq. E sta da Saddam Hussein, perché in Kuwait non c'è tutto sto petrolio, informatevi. E praticamente cosa è successo? Per romperli i coglioni, perché loro usano la provocazione, come gli hanno fatto queste cose a Putin, no? Perché non ve la dicono mica la verità. A Putin, tra giugno e settembre del 2001, li sono andati davanti a casa con Assolutamente. i carri armati a romperli i coglioni, capito? Quindi non è che Putin è impazzito una mattina. Questa guerra andava avanti da 8 anni. Gli ucraini non pagavano la pensione dei pensionati, non pagavano gli ammortizzatori dei russofoni del Donbass, andavano a casa loro, li massacravano, li fucilavano i bambini, facevano i cecchini, facevano tirassegno coi bimbi. Ma guarda che ci sono i video, ci hanno ammazzato un giornalista perché andava a indagare su questo, che si chiamava Andy Rochelli, è l'assassino, è libero e bello in Parlamento, lì che fa amicizia con i nostri politici italiani, Mikhail Zabronski, va bene? Ma senza contare questo fatto qua, no? Li hanno sventolato i carri armati davanti a casa, stessa cosa l'hanno fatto con Saddam Hussein, gli hanno messo le trivelle dei kuwaitiani, lui si è incazzato. Lui si è incazzato e ha invaso il Kuwait, ma per svegliare l'opinione pubblica e dire la loro versione, non hanno detto gli abbiamo messo le trivelle distorto. No, sono andati a dire che Saddam Hussein era impazzito, come Putin è impazzito. Vedete, lo stesso, hanno anche poca fantasia e questo mi fa incazzare, vuol dire che sono degli idioti. Dite sempre la stessa menata, che ormai non ci crede più nessuno. Capito? Il problema è che poi sono Speriamo, andati. No, sono è andati dura. all'ONU. No, beh, qui siamo in live per dirlo. Qui siamo in live per dirlo che la gente Sì, deve sì, sì, sì. ascoltare. Sì, sono d'accordo. Non c'è nessun ragazzino, lascia perdere. Allora, io non sto sclerando. Allora, non sclero mica per queste cazzate. Anzi, se stanno, imparano. Allora, cosa è successo?
questa figlia dell'ambasciatore iracheno, no, c'è un ritorno di voce, questa figlia dell'ambasciatore iracheno è andata all'ONU a dire, non del kuwaitiano, pardon, è andata all'ONU a dire, c'è un ritorno di voce. Qualcuno di voi fa ritorno di voce? Allora è andato a dire che Saddam Hussein aveva preso i bambini dell'ospedale in Kuwait, li aveva tirati fuori dall'incubatrice e li aveva lasciati morire. Immaginatevi l'opinione pubblica cosa pensate. Giusto? Cattivo Saddam Hussein, mostro! La stessa menata, ve la ricordate la menata dell'ospedale di Putin che aveva bombardato l'ospedale? Poi Giorgio Bianchi aveva intervistato quella blogger, quella influencer, che aveva detto, ma cazzo dite? Perché la stessa menata. Loro si inventano che questi impazziscono, voi credete che c'è il cattivo, il criminale di turno, ma in realtà vi siete persi una puntata. E qual è la puntata? Che questi istigano rogne, vanno a rompere i coglioni a casa degli altri, già hanno fondato una nazione a casa degli altri. Perché ricordatevi, cari americani, che ieri avete festeggiato il 4 luglio, che avete fondato la vostra nazione il 4 luglio 1776 su un massacro, il massacro dei nativi americani. Allora, voi parlate di libertà, di Stato evoluto che è fondato sull'omicidio e lo sterminio di un'intera popolazione? Voi date lezioni di democrazia? Voi date lezione? Ma a chi cazzo volete dare lezione? Poi vanno a casa degli altri e dire, no, adesso vi mandiamo dei nostri commissari, eh? Ma dov'è l'OSCE? Heidi Tagliavini, dov'è l'OSCE? Tu hai firmato un trattato a Minsk, Heidi Tagliavini hai firmato, François Hollande hai firmato, Angela Merkel hai firmato, che cazzo hai firmato? Adesso ti rimandi, guarda che quando si firma si è testimoni. A casa mia, perché voi avete firmato come testimoni, che cazzo serve la vostra firma? Perché io se firmo un contratto e non sono adempiente mi rompete i coglioni e a voi vi va sempre tutto bene? Perché le telecamere dell'OSCE erano state girate in modo da non riprendere certe scene? Guardate che a me non mi fottete. A me non mi fottete, io so tutto, che c'è anche l'OSCE, la Svizzera complice, e ha ragione Solovyev quando dice, ma di chi dobbiamo fidarci? Ci mandate della gente che voi corrompete, della gente che viene in Italia a fare i giochini e invece di proteggere gli italiani e prendere per i capelli e processare Soros, voi gli permettete ancora nel 2022? Di andare a prendere i migranti nel Mediterraneo. Io prendo quelle navi, non come diceva l'altra, le faccio affondare. Le sequestro, le rivendo all'asta e tu, il cazzone in Italia, non vieni più a farlo. E beh, dobbiamo e ringraziare. Ti sequestro tutti i beni, perché io so dove ce l'hai i beni, le banche sono tutto dove... Beni, le banche, basta, perché vedo che il segreto bancario svizzero non c'è più, magicamente. Allora, se non c'è più, andiamo a vedere quanti soldi Soros ha in Svizzera. Dice, noi siamo pieni di debiti. Io li sequestro intanto i soldi a Soros. Vediamo che un po' di soldi ci tornano indietro. Vuoi scommettere? E facciamo una bella... sequestro, dici come risolvi, perché tu parli, cosa fai? Sequestro dei beni. Siete stati bravi a sequestrare i beni agli oligarchi russi. Sequestrati. Ma i cani non si mozzicano, è quello il problema. Quei cani rognosi devono andare via. Io ho detto che bisogna togliere la cittadinanza. Io tolgo la cittadinanza a tutti quelli che hanno fatto macello. Draghi, Di Maio, guarda, Di Maio ce n'è anche per te, mi hai bloccato dei video che era tutta verità,
con che coraggio mi vai a bloccare le cose che sono verità? Con che coraggio vai in giro per il mondo a fare danni? Ci hai chiuso in casa in lockdown mentre mandavi i militari in Mali. Diceva andrà c'è tutto venduto. Bene. Si è venduto. Si è venduto. Ma non è vero, erano tutti d'accordo fin dal principio, anche quello che diceva Vaffa era salito nella nave del Britannia insieme a Draghi, Dio buon. Ma chi è che ci crede più? Brava, brava. Ma informatevi! Brava. È vero? Cioè, è vero, sì, grazie. Desiree, ecco, anche il caso Bibbiano. Il caso Bibbiano, vi siete alleati col PD e dicevate mai col PD, mai con quel partito di Bibbiano. Avete permesso che dei bambini fossero allontanati dalla loro famiglia pur di far arricchire qualche pancione bastardo delle ONG, delle cooperative e di quelle porcate assurde che vi siete inventati voi. E poi erano i famosi psicologi. Sai quello di Bibbiano? Lo sai cosa è successo ultimamente, Sabrina? Lo sai cosa è successo ultimamente? Una mamma... Ti posso dire che titoli di studio ha questa gente? Perché a noi rompono i coglioni. Ma tu che titoli hai per parlare? Allora vi dico che titoli abbiamo. Raccomandati, sono raccomandati da TD. Ma ti dico quel pezzo di merda di Bibbiano, titoli... Se un delinquente, lui aveva la laurea in lettere, ma negli anni 80 si poteva convertire, fare tutte ste menate all'italiana e far diventare una laurea in psicologia. Se qualcuno è laureato in psicologia... Non capisco niente di psicologia. Cos'è? Ma infatti... Cosa stai leggendo? No, perché è una ragazza giovane... È brava, no? Salutate Sofia. Sofia mi ha detto pianto tutta la notte. Sofia. Perché gli hanno bombardato casa. Sì. Capito? Ma no. Io che cazzo gli vado a dire una così? Cosa gli posso dire a Sofia? Sì, va tutto bene. Noi in Italia sappiamo che vi bombardano, ma sai, il nostro Stato sta dalla parte di quelli là, perché noi ormai, ormai, come dice il buon Vespa, ma noi ormai abbiamo perso la guerra. Oh, ma quanti anni devo stare schiava sotto quelle? Ma che cazzo? Guardate che qualsiasi contratto si può uscire dai contratti, no? Si possono uscire dai contratti? Se non posso uscire dai contratti... Porca miseria, si può recedere, no? Me ne vado, Dio buon, ma non è che mi... Se devo essere legato per te per sempre, anche no? Cara America, anche no, cara NATO, anche no, cara Europa, perché da quando siamo entrati in Europa, grazie al signor Prodi, che era l'amichetto, anche lui era della Democrazia Cristiana, anche lui era il magico amico, della CIA, cari amici della CIA. Il PD cosa è diventato? Avete rotto i coglioni, ma no, erano loro. Avete notato che gli unici che non sono stati indagati su Tangentopoli erano il PD? Ma io vi ricordo che un signore classico. Che un signore che era il mio mito, Raul Gardini, ve lo ricordate Raul Gardini? Affermò che la tangente era stata data a tutti. A tutti, la famosa tangente ENI era stata data a tutti, anche al nuovo partitino che era nato, che si chiamava Lega, la Lega del signor Bossi, perché era appena iniziato, appena. Perché a quei tempi la Lega diceva cielo duro, l'Italia al nord staccato dal sud, poi d'improvviso sono diventati amanti di quelli del sud. È per forza, non lo posso dire, ma gli è entrata l'andrangheta in casa. Volete negarlo? Volete negarlo che avete l'andrangheta in casa? Ma andate a fare in culo. Guarda, io non ho paura di denunce, perché voi portatemi in un tribunale e io vi porto le prove. Lo so ma che voi avete. Ma non lo faranno mai. Ma non lo faranno aspetta, mai. No, lo so agiscono che voi avete. In altro modo, agiscono in un altro modo questo. Lo so che voi, ma no, ma loro sai perché non fanno niente. Perché dicono, ma chi vuoi che l'ascolti sta deficiente? Guarda quella lì, vive nelle montagne. Cazzo vuoi che l'ascolta? Quattro rimminchioniti che non fanno niente. Va bene, voi siete convinti che il mondo non farà niente.
Ma io vi dico che dovreste un po' aprirle le finestre e iniziare a vedere se la gente si sta svegliando, si sta rompendo i coglioni. Ho visto cos'era in Belgio, Olanda, non so dove, i trattori, gli agricoltori, si stanno a rompere i coglioni. Io vi dico le stesse cose che ho detto al battaglione Azzo. Gli ho detto: non toccate le rune, non rompete i coglioni. Avevo ragione io? Sì, perché quelli del battaglione Azzo ad Azzo sono stati presi per i capelli uno a uno e adesso sono in gita a premio in Cecenia da Kadyrov. Grazie Kadyrov. Allahu Akbar. Grazie Kadyrov che hai fatto pulizia di nazisti. E oggi vi dico che voi continuate a ridere, ridetemi in faccia. E oggi vi dico che quella scommessa l'ho vinta, perché gli ho detto: non toccate le rune, ci sono tutte le lie, ci sono tutte le cose che io dico, non toccate le rune, perché le rune sono un dono di Odino e voi avete toccato le rune che sono simbolo di verità e conoscenza per la bugia. Guardate, avevano già fatto i nazisti e i nazisti hanno pagato anche loro. E voi non capite, non ci credete, non credeteci mai. Ma invece io so che voi ci credete a ste boiate dell'esoterismo. Lo so, aspetta un attimo, arrivo subito. Perché loro fanno tanto gli intellettuali, i sofisticati, poi davanti a delle domande semplici, come solo gli ha fatto Bruno Vespa, sai che cosa ha detto? Ma noi abbiamo perso la guerra. Ma che cazzo di risposta è? Questi dicono che ci liberano, però non se ne vanno più e rimangono. Cioè, che cazzo vuol dire? Abbiamo perso la guerra e allora questi devono starci in casa a comandare come dei burattini? Ma e allora io faccio un'altra guerra per mandarli via? O li faccio un'azione legale per occupazione abusiva di suolo pubblico? No? Perché loro hanno preso, no, dei terreni, ci hanno fatto le basi. Adesso vi ricordo che faranno un'altra base in Toscana. Lo sapete che vogliono fare un'altra base delle loro? A rovinare un non so quanti ettari di bosco? Lo sapete che ammazzeranno non so quanti alberi? Lo sapete? Informatevi. Ma per fare cosa? Un'altra boiata delle vostre? Ma non lo vedete che fra poco non avremo neanche più l'aria da respirare? Perché se continuate a rompere i coglioni, l'aria sarà così radioattiva che non avremo più un'aria da respirare. Io non voglio vivere in un bunker sottoterra e stare lì, chissà, tipo nei vostri racconti di Orwell, perché loro amano molto Orwell, amano molto Herbert G. Wells, è vero Fabian Society? Ma lo sai che sono venuti a rompere i coglioni pure in ufficio una Fabiana? Ma vaffanculo! Ma sono venuti... Devo salutare! Guarda, nel mio ufficio è venuta anche gente di quelle fabbriche d'armi lì. Non dico perché, guardate, metterei nei casini quelle persone. Ma quindi ho più rispetto di voi che quello avete di me. Ma non rompetemi i coglioni con le vostre menate. Se oggi voi mi dite vota qui, vota lì. Ma chi cazzo devo votare? Te stessa. Te stessa vota. Votiamo la libertà, perché anche l'opposizione che voi raccontate è un'opposizione controllata. Anche quella è creata dalla CIA, anche quella è creata dal mainstream, anche quella è creata dalle banche, da tutte queste multinazionali che devono dirci cosa mangiare, come curarci, cosa, a chi credere, cosa non credere. E sai che cosa l'ho capito? Che c'era questa... E addirittura loro hanno l'ossessione di essere amati. Lo sai? Questa è morta. No, non c'è... Beh, allora, sentite, io balle non ne racconto. No, allora, ci credo perché ho visto. Lo sai che purtroppo è tutto vero. Allora, io vado a vedere chi cavolo è
David Salomon, o David Salomon, della Goldman Sachs, che dice: voi italiani, no, non voto proprio un cazzo di quella gente lì, se voto mi faccio un partito io, basta stronzate, io non vado più a seguire nessuno, perché di questa gente io non me ne fido più. Lui dice: no, dovete farvi piacere Mario Draghi, dice David Solomon. E io, che cazzo vuole questo? Un banchiere che dice a me cosa devo fare, cosa devo votare? Ma non ti sembrava un po'? Vabbè, che lui, Draghi, aveva lavorato per la Goldman Sachs, per inciso. È vero? Facciamo il partito delle donne, facciamo il partito dell'amore. Io metto ministro della sicurezza. Posso fare un ministro nuovo, un ministro della sicurezza, Desire? Va bene? C'ho già il ministro dell'agricoltura, che è Giovanni. Tu che ministro vuoi essere? Che cosa sai fare? Ministro dei pensionati? Ti piace? Io? No, sì, mi piacerebbe molto la sanità, che inculerei parecchia gente. No, la sanità ci va un team. Medici. Quei medici lì che non si sono abbassati in mainstream. Quei medici che non si sono prostituiti. Ecco, tua figlia, mettiamo. Allora, un medico. E a fianco ci vogliono degli infermieri. Sì, io ho detto medico, infermiero, sì. OSS e un'associazione dei malati. Sì. Perché le associazioni dei malati sanno anche la parte del malato, non solo, capito? Ma come quelli che funzionano. Certo, ma gente che ha lavorato, non gente che si è grattato. Ha lavorato, esatto. Appunto. Allora. Che cosa dice questo signor David Salomon? Dice: dovete farvi piacere Draghi, perché lo dice lui, no? Questo banchiere americansky dice: ti devi far piacere Draghi. Scusa, ma che cazzo vuoi? Ma io a casa mia voterò chi voglio. A casa mia, in Italia mi rompi i maroni tu? Questo ha rotto i maroni a casa nostra. Comunque, questo signorino qua, questo signor David Salomon, che è del 1962, quindi c'è già un'età per capire, hai l'età della ragione, mi sa, no, David Salomon? Questo signor David Salomon, che si presuppone, dato che è il CEO, sapete cos'è il CEO, l'amministratore delegato della società Goldman Sachs, si presuppone che sia una persona seria, credibile, giusto? Seria, ma volevo chiedere, il voto come? Ma è vero che il voto pubblico? No, il voto non è privato, adesso si mette voto pubblico. Voto privato non ve lo faccio più fare. Pubblico. Pubblico. Così i furbetti, così imparate a dire la verità col voto pubblico. Allora, e firmi quello che hai votato. Certo, e anche e soprattutto chi va in politica firma un contratto che, se cambia idea o tradisce il patto dei votanti, te ne vai fuori. No, viene sequestrato tutti i soldi che ha preso come politico e si fa non il carcere, ma la rieducazione, la Z di Zappa, ore di Zappa. Rigenera il cervello. Guarda che io c'ho il programma politico in testa, eh? Adesso boh. Poi un'altra cosa. Allora, questo signor David Salomon, da amministratore delegato della Goldman Sachs, che è una banca americana dove ha lavorato il signor Draghi, ci dice: vi dovete abituare a Draghi e dovete innamorare di Draghi. Questo è scemo. Ecco, brava, è stato questo proprio il... Ma questo è scemo. Sì, sì. Io dentro di me ho detto: ma questo che cavolo è? Perché il problema sono loro, non io. Quando vedo questi puffi, no? Questi funghetti che nascono come funghi in TV, sapete cosa fa? Vi conviene non andare più in TV, perché io ogni volta che apparite dite qualcosa io vado a googolare chi siete. Allora sono andata a googolare chi era questo David Salomon e viene fuori: David Salomon ha fatto il DJ, sapete cos'è un DJ? Disc jockey, ha messo su i dischi per il World Economic Forum di Davos.
quello di Karl Schwab, quello che dice che ci sono troppe bocche, quello che dice che il Covid è una grande occasione per diminuire le popolazioni, che siamo in troppi. E già, inizia a toglierti dalle palle tu, va, che fai anche un po' schifo. Ma, ragazzi, umanamente. Ma lo dice soltanto dove c'è l'economia, però non lo dice nelle parti del mondo che c'è tanto quel terreno che è vuoto. Ma poi lo dice uno che non è neanche laureato in economia. Volete che ve lo dimostro? Lui è laureato a Friburgo in ingegneria. Non conosce il mondo. E la laurea in economia l'ha presa postuma. gliel'hanno data agli americani tipo 20 anni dopo. Ma prendila in Germania la laurea. Ma valla a prendere a Torino, valla a prendere alla Sapienza la laurea in economia, va? Poi ti darò retta. Scusate. Ma vai un po' a farti furbo, vai a studiare Karl Schwab, che ora. Poi lo dicono tutti questi personaggi che Schwab è del 42, Soros è del 1930, mi sembra quell'altro sciroccato di Bill Gates è del 56, Draghi è del 47. Praticamente hanno tutti un piede nella fossa. Non sto scherzando, sono tutti degli ottuagenari, per capirci. Questi che vogliono fare il nuovo ordine mondiale, sono tutti con un piede nella fossa. Ma chiedetelo ai giovani, chiedetelo a Sofia, chiedetelo a Darius, chiedetelo a questi ragazzini come vogliono il mondo. Non come voi li volete propinare un mondo schifoso di metaverso, di virus, di vaccini, di quel porco di Giuda, di Green Pass. Di tutta l'omino che dice sì, io obbedisco, no? I vostri bei concetti alla Herbert G. Wells e la Orwell. No. Il metodo americanski funziona in americanski. Io vi avevo anche detto in un video che la PNL, la programmazione neurolinguistica, in Italia non funziona. Ve l'ho anche detto, funziona all'incontrario. Ma voi siete, guarda, decoccio. Ma io l'ho studiata PNL, programmazione neurolinguistica, e vi dico che non funziona in Italia, perché se tu a un italiano gli dici è conveniente, è un affarone, sai cosa vi dice? Perché non lo fai te? Perché non te lo prendi classico, te? È classico, sono intelligenti, c'è questo. Ma certo, ma perché noi siamo latini, noi siamo greci, noi siamo figli di Enea, siamo figli di Troia la città, ma anche nell'altro senso. Capito. Però, no, per quello non funziona con noi il metodo americanski, funziona nelle popolazioni che si sono fatti comandare da un austriaco. Se tu la Germania guardi, la gente non ha studiato la storia, lo sai che la Germania tedesca si è fatta comandare da un austriaco? Pensa a te. Loro sono dei burattini, dei bravi soldatini che obbediscono, sì, allè, olù. Noi quando dicevamo viva il duce, sai perché lo dicevamo? Perché magari c'era la convenienza che se tu andavi a fare il sabato fascista ti portavi a casa qualche bella pagnotta, qualche cosa, perché noi italiani siamo del partito della bistecca. Si mangia. No. Hai capito? Siamo nel partito della bistecca, ok? Questo per farvi capire che questi metodi, siamo belli, siamo fighi, non funzionano in Italia. Sapete perché? Che noi siamo già convinti di essere i più fighi al mondo, però non ve lo facciamo pesare, perché siamo superiori. Sì. Una persona superiore non ha bisogno di dire al mondo sono figa, lo sa già, siamo i più bravi. È vero. Siamo i più bravi nella moda, siamo i più bravi nella moda, siamo i più bravi nella letteratura. Ma noi abbiamo una fantasia che altri non hanno su poi tutti i lavori. Poi possiamo dire una cosa bella? E siamo i più bravi a fare l'amore. È vero, siamo i lover. Guardate che nessuno la maggior parte, la maggior parte. Nessuno andava in Germania a farsi le vacanze. Le turiste del nord Europa venivano in Italia a Rimini e Riccione? Oh, non andavano mica. Adesso hanno cambiato, sai? Ma perché i giovani le trovano a Porto Garibaldi, è pieno di tedesche. Sì, ma sono loro che vengono da noi, non siamo mica noi andare da là. No, sono loro che vengono.
Ma certo, ma chiunque che il mascolo ma poi anche italiano, perché poi alla fine chi viene in Italia, a me piace tantissimo gli stranieri in Italia, io li adoro, sai perché? Perché vengono e poi gli piace come mangiamo, come viviamo, come ci vestiamo. Io tanti rumeni, russi, che poi è vero che fanno le loro ricette, le loro cosine, però poi adottano il nostro style, l'aperitivo, caffettino, gli piace l'Italia, è vero che è bello stare in Italia, ma è bello stare in Italia come si vive alla nostra maniera, non che gli americanschi, questi qua brutti, i norvegesi, tipo Ian Stoll ci dicono cosa fare, no, noi dobbiamo essere liberi, per essere creativi dovete lasciarci liberi. Siamo nati autonomi noi. L'Italia è quello che è, Cosimo, perché è libera, sì, se ti quello. Togli la libertà, ci togli la creatività, la creazione, ce lo so che siete tanto, ma io adoro la Russia, lo sai Sofia, io adoro Dostoevsky, Tarkovsky, Einstein, neanche certi russi sanno dell'esistenza di certi registi, no? Perché anche quella parte della Russia vecchia è stata un po' dimenticata, è brutto da dire, perché si certo, basa al consumismo, anche, mamma mia. È vero, si basa un po', è una società un po' consumistica e si dimentica la vecchia scuola del Bolshoi, il teatro, il ballet, il cinema. Guardate che siete stati i primi in tutto, siete molto simili agli italiani voi russi, perché il primo uomo nello spazio è stato Yuri Gagarin, la prima donna è stata Valentina Tereshkova. Gli americani si sono dovuti aspettare gli anni 80 per andare nello spazio le donne, capito? Sì. Capito? Okay. L'hanno chiamata la prima donna nello spazio, Valentina Tereshkova, certo. Io adoro, ma poi adoro, adesso forse non c'è più, non so, ancora viva la signora Valentina, non vorrei di stupidaggi, però anche la storia di Yuri Gagarin, la sapete? Che era stato da bambino impiccato da un nazista, poi il fratellino è andato a salvarlo e se non l'avesse salvato non avremmo avuto Yuri Gagarin che andava nello spazio. Lo so, voi dite ci sarebbe andato un altro, ma a me piaceva Yuri Gagarin, mi è sempre piaciuto proprio come figura, una figura bella, no, positiva. Ma se è stata scelta c'è un motivo ben preciso, perché non tutti i fisici possono andare nei satelliti. È tutto vero. Cosa hai detto? Verificate se quello che... E cosa hai detto? Non lo so, amore, cosa hai detto? Ci bisogna... Verificate quello che dici. Sempre. Io quello che dico è tutto vero, potete googolare. Tesoro, c'è bisogno di mille follower, Rossella. Devi pubblicare dei video con la tua faccia, vedi che aumenti i follower. È vero, Cosimo, c'è bisogno. Però sì. La cosa che mi vuole poco arrivare a 1000. Si va poco. Allora, la cosa che invece ciao Vittorio. Ciao. Bravissimo, che il centro, lei dice quel centro commerciale ucraino che è stato abbattuto, cioè in realtà era chiuso da un anno. Brava, hai ragione. Però invece la città, diciamo, questa città qui è abitata, perché il mercato di Donetsk bombardato è abitato, Volgorod, sì, il drone è abitato, capito? Questa è la cosa grave. Ed è la cosa grave che i nostri giornalisti, i nostri politici continuano a dire, continuano a raccontarci la favola, vuoi il condizionatore o vuoi la pace? Ma tu ti ascolti quando parli? Cioè, io mi vergognerei a dire una frase del genere. E non poco, Ma perché dici certe stupidate? Mi viene da... Mamma mia, ragazzi. Quanti anni ha del 47? C'ha 75 anni? Così? Sì, circa. 77, allora, 51, 70, sì. 75. 75, 76. Se hai 75 anni, Draghi, io ti stracerei la cittadinanza come il pedigree ai cani. Te la stracerei in faccia e ti direi di tu corsa. Qui in Italia non ci metti più piede. Perché?
hai sempre difeso gli stranieri e non hai mai difeso noi. Grazie, non so chi l'ha mandato. Grazie, grazie, grazie. Ciao, come così, stai? Così. Hai capito? Io così spero, fatto. Io spero che a qualcuno di voi sia un po' arrivata questa live, che nel 1992 un signore, un banchiere, un affarista, che anche lui, guardate che Soros non è laureato in economia, io ve lo dico, è laureato a Londra, ma è laureato in filosofia, un altro pasti su, almeno avesse studiato economia, ma invece lui, no, io non dico, andate a cercare in cosa è laureato Georgi Schwarz, detto Soros, è laureato in filosofia, lui ha tutte queste filosofie malsane, dove ritiene che gli ometti siano tutti da gestire e manovrare, ti manovri neanche sotto le mutande riesce a manovrarti, perché non riesce a tenerti una donna, nonostante che tu hai tutti quei soldi, non riesce a tenerti una donna Soros, non riesce, non ha bisogno di tenersela. No, secondo me lui è un leone, un narcisista. Il leone si crede tutto, io sono il fico, perché se no non si tutto, farebbe tutta sì, brava, lui, brava, così sì. Guardate che la comunicazione, il fisico è importante, eh? Allora, sapete quelli che si fanno tutti la gonfiatura qua, il riportino, lui c'ha pochetti capelli qua e si fa tutto il gonfiore per far vedere che ce n'è tanti, poi ha un... è vero, sì, ridere, guarda. Io sono vecchia, eh. Guarda che io sono vecchia, li ho studiati gli uomini, eh. Io sono andata ragazza, a scuola. Io sono andata a scuola. Anche io sono vecchio, eh. Aspetta, io sono andata a scuola dalle brasiliane. Ah, oh, io dalle suore. No, dalle brasiliane è meglio perché ti aprono gli occhi. Allora, io ero una fessacchiotta che ero andata anche io a scuola dalle suore. Poi sono andata in Brasile a trovare un mio amico che faceva gli appart hotel. Certo, ma per quello non voglio, lo sai che Licio Gelli diceva che la storia non andava più insegnata nelle scuole? Sapete chi era, sì, Licio Gelli? Sì, quello. Non credete a me, andate a cercare chi era il signor Licio Gelli, eh? Un fenomeno, no, da parlare. No, il famoso, come si chiama, giardino di Bomarzo, con le stampe. I poveri cominciano a studiare. Perché loro poi loro vi vogliono far credere che l'esoterismo è pregiudizio, superstizioni, minchiate varie, e poi sono i primi che ci credono. Sì. Sono i primi che ci credono le minchiate, capito? E poi vi vogliono tirare su sta balla della massoneria, che la massoneria, è vero, c'è i massoni egizi, c'è questa tradizione egizia potente della magia. Anch'io l'ho studiata la Kabbalah, ma io la studio dal punto di vista ebraico, quindi sono contro la magia, sono contro la manipolazione, sono brava. È vero, brava. Chi è ebreo sa. Gli ebrei sa, mi conosco, gli ebrei buoni, eh? Sì, sì. Gli ebrei buoni sanno che io sono contro la magia, sono contro la manipolazione delle menti umane, sono contro la trasformazione della verità, perché solo la verità può rendervi liberi, e chi vi ama veramente, ragazzi, vi rende liberi, perché questi che ci dicono che ci hanno voluto così bene e ci sono venuti a liberare, ci hanno amato così tanti, ma non ci lasciano liberi. Perché non ci lasciano liberi se ci amano così tanto, ne vogliono il nostro bene? Perché l'amore vero rende liberi. Quando amate una persona, lasciatela libera di scegliervi, lasciatela libera di andare, lasciatela libera di tornare, perché quando tornerà sarà veramente vostra. Se la tenete lì, vi odierà sempre, perché le obbligate, la tenete col collare. Guardate i cani, no? I cani lasciati liberi, belli, che corrono. Io ad esempio ho dei gattini che vivono fuori, liberi, vanno e vengono quando vuoi. Se io li chiudo in casa, iniziano a pisciare dappertutto, a fare i dispetti, perché non vogliono stare in casa, non vogliono essere i vostri schiavi, vogliono essere amici, cani e gatti, non vogliono essere i vostri bambolotti. È vero o no? Hai finito, puzzolente? Guarda che scema! Ah, guarda che scema! Ciao! Ciao.
che si mette in posizione per accarezzarlo. Io lei l'accarezzerei, ma c'è l'altra che è un Jack Russell che è cattiva e invidiosa. Lo sai che i cagnolini sono invidiosi, Cosimo? Sono terribili. Ma cosa fai? Sei andato via? Boh. Va bene. Comunque io vi dico, dovete imparare ad amare. Il problema alla fine, sai che cos'è? Che le persone non sanno amare. Scusa, ero fuori, si era scaldato il telefonino, ho dovuto cambiare telefono. Ok. Comunque lo sai il problema qual è, Cosimo? Dimmi. Che la gente non sa amare. No, assolutamente. Non sanno amare se stessi e se non amano se stessi non amano gli altri. Ciao, bruttino, non mi saluti oggi. Ciao. Hai visto che mi saluta? Gli ho detto saluti, prima mi guarda e finché non gli dico niente sta zitto, poi dico non mi saluti, e non sono meglio delle persone? Ragazzi, chi non ha pietà dei piccoli esseri viventi? È troppo facile fare i leccapiedi dei potenti, troppo facile. Invece sapete come riconoscete una brava persona? Quando rispetta i deboli, gli ultimi, gli esseri indifesi. Chi non rispetta gli esseri indifesi e fa il gradasso con i deboli e poi lecca il culo ai potenti, scappate a gambe levate. Quelle persone lì vi tradiranno, vi useranno, vi manipoleranno. Sempre. State attenti. Sempre. State attenti. E soprattutto, come ti ho detto prima, chi vi ama vi rende liberi. Vi rende liberi, vi lascia liberi di scegliere. Vi lascia liberi di scegliere come curarsi. Vi lascia liberi di cosa mangiare. Io voglio essere libera, che se oggi voglio andare a mangiare un sushi me lo mangio. Ma se domani mi voglio mangiare una pizza me la mangio. Sei d'accordo, Cosimo? Non che poi... Come o no? Se magari... Ma che cazzo è questo qua? Ma che cazzo vuoi? Chi è questo qua? Voi... Basta stare... Lascia che vuoi? Allora, però io vi dico, no, lascia questo signore, era riferito ai cagnolini, è vero, sono gelosini, però il discorso è proprio questo, vi ricordate la religione come era ossessionata dalla nostra sessualità, dalla nostra vagina, il vostro pene? Ed era un modo per controllarvi. Siamo sinceri, anche la dittatura, le varie dittature nel mondo erano ossessionati dalle nostre relazioni. Lo sapete che durante il fascismo, non sto inventando balle, è vero, durante il fascismo si tassavano i single. E te lo ricordi che c'era la tassa del celibato? La tassa del celibato, sì. Gli uomini, praticamente, no, guardate che io ho una memoria di fa. Praticamente chi era non era sposato doveva pagare una tassa. E senza contare che le leggi razziali del 1938, dove chi era ebreo gli hanno tolto i diritti di lavorare, di andare a scuola, di avere un'attività e di possedere beni. E senza contare una cosa gravissima, che chi era omosessuale veniva mandato in confino, ok? Vi ricordo che tutto inizia con una sciocchezza, iniziano con dirvi non puoi andare a lavorare perché devi usare il Green Pass, come hanno fatto con gli ebrei, gli hanno detto non voglio paragonare la Shoah, con tutto rispetto, però ci sono delle strane analogie. Poi vi dicono quanta roba dovete comprare ed è razionata, no? La tessera non aria, te la ricordi? La tessera non aria. Ma questo anche in Unione Sovietica c'era la tessera del cibo, c'era anche in Germania durante il nazismo la tessera, informatevi perché le ho viste io le tessere naziste. Questo per farvi capire che quando c'è razionamento di cibo, ti dicono che religione devi seguire, ti dicono chi devi frequentare, vi iniziano a dire che quelle persone sono cattive. Guardate che è successo anche in Italia, quelli che non si volevano vaccinare, dei giornalisti infami e disgraziati, no? Dicevano
Io ma condannerei a morte i Novax. Io, lo stesso Burioni, ti devi vergognare, diceva, che schifo, mi tocca curare i Novax e intubarli. Io però adesso che in ospedale, nelle terapie intensive ci sono più vaccinati, tu non hai speso una parola. Non hai speso una parola. Come mai? Ma né te né i tuoi colleghi, poi vi lamentate se uno vi tira un cocktail in faccia. Ma anche quella giornalista, te la ricordi? Quella giornalista che è una maleducata, aggressiva del Leone, adesso mi viene in mente, non c'entri tu, sei meravigliosa. Lei è proprio una maleducata che non mi viene il nome, pensa quanto mi sta sulle palle che non mi viene il nome. Quella personaggia, che schifo! Poi da schifosa, andava nelle manifestazioni dei Novax, che semplicemente chiedevano un po' di verità, andava a spiarli. Ma guardate che questa è roba da Gestapo. Questa è roba da Gestapo. Questa è roba da... Come si chiamavano? Signorante, come si chiamavano i servizi segreti, che c'era la polizia segreta anche in Italia? Porca miseria, però sì, era non mi ricordo, la polizia fascista, ma come c'era il KGB, il KGB, io non sto tenendo né da una parte né dall'altra, io vi sto dicendo che le cose si ripetono, quando vi dicono, sì, quando vi dicono che schifo, la maleducata, vai per l'educazione. Qualcosa che si sta ripetendo. Sabrina, appunto, tu stai dicendo qualcosa che si sta ripetendo. E ta pravda is the truth, Matt. Però la gente non vuole ammettere, ma va, figurati se si ripete. Certo che si ripete, perché io ho sentito dei discorsi, non adesso, adesso la gente si è calmata, ma ai tempi, ma non solo quelli in TV, sentito dei discorsi assurdi che dicevano: la mia collega non si è vaccinata, questa schifosa, ma che ti prema a te? Ma che cavolo te ne frega? Ma che te frega, è giusto? Che te ma tutti i cazzi tuoi! Tra l'altro, nel condominio stesso isolavano i non vaccinati, nel condominio stesso gli facevano dei dispetti. A mio parere è molto più sicuro uno che fa i tamponi. Sapete che siete tutti rincoglioniti perché? Perché io mi ricordo all'inizio del Covid a marzo, io volevo andarmi a fare il tampone. Mi era stato vietato. Ti ricordi che vietavano i tamponi, Cosimo? Sì, vietavano i tamponi. Cioè, voi vi dovete ammettere a posto il cervello. A marzo 2020 vietavate i tamponi e io me lo sono andata a fare per sicurezza, perché ero stata male, febbre a 40, a mie spese a giugno 2020, alla COP di Ulzio, vi dico anche dove, che sono gentilissimi, e mi ha detto: ma no signora, perché ho fatto quello col sangue, non so com'è quello col sangue, molecolare. Vabbè, comunque mi hanno detto che non avevo avuto, era una mia curiosità, ma ripeto, nessuno si andava a fare i tamponi, nessuno. Poi eravamo tornati alla quasi normalità, quasi, l'economia era ripartita così bene, era sierologico, sì. Era partita l'economia, vi dico, forse meglio di prima, e chi ha un'attività lo può confermare, ma il mainstream ha detto: cazzo sti italiani, porco Giuda, li tiriamo in acqua e questi vengono su, perché noi noi italiani, sapete chi siamo? Se ci sono due topolini, noi siamo quei due topolini che dentro il latte uno annega, l'altro nuota così veloce che trasforma il latte in burro. Noi siamo quel topolino. Noi siamo il topolino che invece di annegare nel latte trasforma il latte in burro. La panna, tra l'altro, in burro.
capito? E a voi da proprio qua sullo stomaco che noi trasformiamo la panna in burro, alla grande. E gli altri erano tutti lì e noi trasformiamo la panna in burro, perché noi non la sappiamo fare la guerra, anche se ci sono quei quattro panzoni buzzurri che hanno le fabbriche d'armi, ma noi sappiamo fare moda, arte, style, design, architettura, sappiamo inventarci delle nuove tecnologie fighe, perché lo sai che abbiamo dei ragazzi stupendi laureati al Politecnico di Torino o in altre università che adesso lavorano in Francia, perché voi formate tutte le persone qua in Italia che abbiamo delle università favolose e poi se ne vanno a lavorare all'estero perché qui non riescono a lavorare, perché fate lavorare i vostri parenti panzoni puzzolenti e raccomandati. Capito perché l'Italia va male? Perché no, dico una bugia? No, no, assolutamente, è vero. Testimonie. Ci sono dei ragazzi, bugie. Ci sono dei ragazzi stupendi che mi stanno dando una mano con questa nuova app che si chiama Partout. Ve la consiglio perché adesso comunque Google sta cambiando tutto, non c'è più Google My Business, è diventato Google Maps. Vogliono chiudere qualcosa, sì. Capito? Perché non gli conviene, dato che è un'app gratis. Invece c'è questa cosa, secondo me, le attività, se vi fate un po' furbi, io sono una libera professionista, la Francia sta lanciando, è ovvio che siamo all'inizio, io sono sempre quella che sperimenta tutto, sai? Perché ti ricordi quando nessuno voleva fare la pubblicità su Google, parlo di 15 anni fa, ma chi vuoi che te la guarda? Andiamo su Pagine Gialle. Peccato che Pagine Gialle cartaceo, una robetta così mi costava 12.000 euro. E invece lì con 300-400 euro al mese facevo una pubblicità che mi vedeva tutto il mondo. Sì, capito? Io sono un po' una che precorre i tempi, ma vi dico, apritevi la tecnologia mica, non c'è solo la tecnologia schifosa che ci propinano loro, che ci controllano con le app, ci sono molti giorni lo stanno portando avanti, ma veramente alla grande, molti giorni lo stanno portando avanti la nuova tecnologia, ma alla grande proprio. Questi ragazzi italiani stanno facendo un lavoro meraviglioso su Partout, che sono a Parigi. Ma sono tutti italiani. Gli ho parlato io, ho fatto la videochiamata. Ma vi prego, imprenditori, ristoranti, buttatevi su questa linea, perché se noi abbiamo detto che l'America è in crisi e sta crollando, ma anche l'high tech americana sta crollando, dobbiamo portarci in un altro mondo. Ho detto male? Sì. E dobbiamo, se crolla l'high tech, no, se crolla tutto il sistema high tech, la Silicon Valley americana, dobbiamo iniziare già a muoverci nella Silicon Valley nuove, che non saranno più di esclusiva americana, della Silicon Valley a Cupertino, quello che cazzo è San Francisco, ma sono spostate, che ne so, a Hyderabad, in Cina, in Francia. Ci sono queste nuove tecnologie che si stanno aprendo. Aprite gli occhi, perché se poi loro crollano, crollerete anche voi con loro. Iniziate a muovervi in anticipo, magari a spostare i server, perché se crollano i server americani, spostate i server da un'altra parte in un posto sicuro. Open your mind, aprite il cervello. Lo so che sto dicendo delle cose un po' stratosferiche, un po' magari la casalinga dice ma che sei, cacchio parla, ma sono sicura, dato che questa live andrà anche su YouTube, sono sicura che chi ha un'azienda, chi ha un sito, chi ha anche piccole cose artigiane, in questa maniera tutto il mondo vi vedrà, perché io ho tanti clienti, Cosimo, che loro fanno delle cose meravigliose, ma nessuno sa che le fanno. I social sono una cosa bella, ma dovete comunque avere un vostro sito, perché i nuovi social sono grande, ma tipo Facebook adesso è già in declino, Instagram è in declino e ci sono nuovi social che prendono, perché la tecnologia è così. Mentre prima il mondo rimaneva invariato per anni, 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 adesso la tecnologia lo vedi che è in continua trasformazione?
E come diceva Darwin è era un acquario, diceva che non è il più forte che sopravvive, ma quello pronto al cambiamento. Quindi io vi sto dicendo, siate pronti al cambiamento, perché loro vi vogliono trasformare il mondo in tutti dei soldatini obbedienti, e noi li faremo capire che i soldatini li fanno loro, perché noi possiamo usare, sfruttare la tecnologia, ma che ci può essere amica e alleata, capito? Sì. Capito, ragazzi, giovani, vecchi, perché io vedo dei vecchietti che sono super tecnologici, anche tu c'hai 70 anni, però vedo che ti barcameni in queste cose, no? Poi è bellissimo, io non voglio più sentire boomer, perché ricordatevi che i boomer hanno già fatto e hanno già passato quello che state passando voi, perché questi ragazzi dicono ma qui, ma lì, ma su, ma fatevi furbi, ma cosa pensate di avere scoperto l'acqua calda? Loro parlano di OnlyFans, che la gente va a fare gli spogliarelli su OnlyFans. Ai miei tempi c'erano delle persone che conoscevano, che lo andavano a fare di persona nei club. Ti ricordi che c'erano gli strip men? Sì, quelli che si che erano maschi e non femmine. Quindi non avete non avete scoperto l'acqua calda. Che sti giovani, ma non avete scoperto niente. Anzi, noi lo facevamo da una vita, e lo facevamo meglio, perché ci pagavano di più. Capito? A voi vi danno 4 centesimi. Almeno a noi ci pagavano tanto bene. Ho detto male? E loro pensano di aver scoperto l'acqua calda. Non avete scoperto niente. Per quello vi dico, magari, se non volete parlare con papi, parlate con nonno, con la nonna. C'è nonna Piera, tu la conosci, nonna Piera? Mamma, vado, l'amo. Ti amo, nonna Piera. Ti voglio bene, ma è una donna fortissima, che tra l'altro lei ha avuto un brutto male, è stato operato allo stomaco. Io vi dico, c'è gente che è passata attraverso l'inferno e è ancora lì col sorriso. È gente che ha tutto e sta sempre con sto muso ingrugnito. Dovete aprirvi all'amore. L'amore è una cosa meravigliosa, l'amore, l'amicizia. E sapete come si fanno degli amici? Tu non puoi avere amici se tu non sei per primo amico. Non puoi incontrare donne meravigliose. Sì. Quale sarà il futuro di Google? Ma secondo me non è che sparisce, ma come tutte le cose ha un inizio, un picco, un declino. Adesso siamo già in declino, ci sono tanti motori di ricerca, perché comunque vi sto dicendo che ci sono anche dei motori di ricerca che non fanno censura come fa Google, ok? Sì. Tipo Brave, andate a cercare brave, scritto Brave. Quindi è ovvio che le persone si evolveranno e andranno a cercare dei motori di ricerca che non fanno censura, dei motori di ricerca dove trovano cose che non trovano, delle app, delle cose nuove, perché se prima era un predominio gli Stati Uniti, adesso anche altre nazioni, vi ho detto Partout è un'app francese, ok? O che ne so, hanno messo a paragone Amazon con Alibaba. E Alibaba, guardate, non lo dico io, andate a cercare in borsa quanto è cresciuto Amazon e quanto è cresciuto Alibaba. Alibaba è il signor Jack Ma, giusto? Jack Ma cinese, è cresciuto in una maniera esponenziale, soprattutto perché Alibaba ha un ottimo customer care, cosa che aveva anche tanto buono Amazon, ma poi che ha tolto. Allora, tutti i servizi che ha tolto Amazon, perché voleva risparmiare, dice vabbè, ormai ho acquisito i clienti, si è dato, a mio parere, dico solo un parere economico, non voglio, Bezos, prendilo con i pugni, è un consiglio. Per me, togliendo, no, te lo dico proprio perché io sono nel mondo del lavoro, vedo queste cose, e a me dà fastidio che hai tolto il customer care,
togliendo questo customer care vero, non virtuale, perché tu hai a che fare con l'intelligenza artificiale, ma una persona arrabbiata che non gli è arrivato il pacco non vuole avere a che fare con l'intelligenza artificiale, vuole avere a che fare con una persona che l'ascolta e la capisce. Perché magari lei stessa o lui stesso non sa esprimersi bene, perché magari è anziano, magari non ha molta dimestichezza con le tecnologie e quindi si trova davanti un'intelligenza artificiale, vanno i matti. Come adesso, tu lo sai, Telecom se chiami il servizio 191 per l'impresa, devi stare 3 ore a aspettare. Però loro ti dicono vai sull'app, vai sul sito di Telecom, ma sul sito di Telecom non ti risponde una persona vera, ti risponde l'intelligenza artificiale che ti chiede quali di queste cose ti posso essere utile. Ma Dio buon, non mi serve questa roba, mi serve parlare con un essere umano, capito? Vero. Quindi questa roba qui, vi ricordo che Telecom, Autogrill, Novartis e chi ne ha più ne metta, tutte aziende del gruppo IRI, smantellate, privatizzate, sono adesso con una grande percentuale in mano alla Norges Bank, questa banca norvegese che da febbraio è diventato presidente Jens Stoltenberg, che è in concomitanza anche segretario generale NATO. Quello che ne ha fatti tutti i colori, che ha aumentato le spese, quello che ha lavorato per Bill Gates, Gavi Allianz, capite che disastro che fanno? Questi dove vanno? Fanno macelli. Ho detto male, Cosimo. Cioè, no, voi l'importante è che incassano loro creano miseria incassando loro. Sì, ma così create disagio alla gente, sì, non, create vero, non create vera economia, create finta economia. E se voi, ma no, perché avete ucciso tutta la piccola media impresa. Questa piccola media impresa non produce reddito, non produce IVA e non producendo IVA non produce tasse. Queste tasse non tornano indietro e non riuscite a pagare tutti gli ammortizzatori sociali. Avete capito perché vi hanno tolto e vi toglieranno il reddito di cittadinanza e faranno fatica a pagare le pensioni? Perché hanno rotto i coglioni a noi partite IVA. Avete capito quando vi dicevo che le partite IVA non andavano ammazzate? Perché uccise noi non c'è più cash. Il cash noi, lo so che voi vi tolgono i contributi, vi tolgono le trattenute, tutte quelle cose lo so, ma chi produceva denaro e lo faceva circolare era la piccola e media impresa, le partite IVA. Capito? L'hanno già ammazzata. Ma certo, per quello non ci sono più soldi. Lo vedi come sono disperati? Arrivano le letterine di Babbo Natale dell'Agenzia delle Entrate che dice devi pagare le tasse, ricordati che devi morire. Hanno detto che non andavano a cercare indietro di 5 anni, a un mio cliente gli hanno guardato indietro di 8 anni. Ecco. E non, aspetta, e dato che non hanno trovato una beata mazza di niente, gli hanno dato la multina di 67 euro, la multina, giusto perché non ti posso non dare niente, perché sennò poi tu credi di essere la parte del birichino. Anche a me è arrivata una multa di 19 euro. Tu lo sai che sopra i 20 euro, sotto i 20 euro non puoi dare multe. Il commercialista ha tirato i porchi, ho detto ma no dottore, stia tranquillo, che è un amore di uomo, è l'uomo della mia vita, il mio commercialista, giuro che non sono resistiti i fidanzati, i mariti, ma è resistito il mio commercialista, è di Modena, è il mio commercialista. È di? Modena? Emilia Romagna? Certo! I grandi lottatori ce ne sono qua, Io ho vissuto 10 anni a Modena tra il 2001 e il 2011, più o meno 2010, 9 anni, e conobbi questo ragazzo appena laureato, che è mio coetaneo, che era il figlio della proprietaria dove io affittavo l'agenzia immobiliare, no? Via Carlo Sigogno, perché io non ho bugie, potete controllare. E questo signore, non so se era morta la mamma, aveva ereditato lui o forse la mamma era anziana, no. Comunque non mi trovavo molto bene col mio commercialista, no?
E lui viene a ritirare l'affitto. Ho detto: ma scusi, ma lei che lavoro fa? Ma io faccio appena messo sullo studio di commercialista. Ho detto: guardi, mi faccia un preventivo e che magari cambio. Lui in due secondi ha fatto il preventivo, poi mi ha fatto: guardi che quel commercialista non ha fatto questo, non ha fatto quello, che lui è precisissimo, lui ha gli stessi pianeti di Putin, è un bilancia con Venere in Scorpione, quindi tutti cattivo cattivo, vedo che gli fanno i temi astrali a Putin, ma andate a studiare l'astrologia, ma quella vera, non a fare le zoccolette, le streghette in giro, pagate le tasse, soprattutto pagate le tasse, se dovete fare le cartomanti, le astrologhe, pagate le tasse, poi lo fate. Pagate le tasse. C'è ho detto migliaia, migliaia di persone che pagate lavorano in Dio. Pagate le tasse come le pago io. Allora, questo signore mi fa il preventivo e io gli dico: vabbè, dai. E allora poi mi ha detto: guarda, che questo qui gli ha fatto casino, è riuscito a mettere a posto i casini. Grazie, dottore. E da lì è nato questa nostra grande collaborazione, amicizia. È ovvio che io ogni tanto tiro dei porchi, lui sa, ma sì, fa bene a sfogarsi, fa bene. Però io, un uomo così, il dottor Antichi, sei l'uomo più grande del mondo, veramente, ma è bravo, perché sai che ci sono i delinquentoni, eh? Lui invece è partito da zero, piano piano, anche se adesso è molto 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 potente, lui è un uomo potente, è bravo, perché è bravo, eppure non ha mai smesso di essere una persona onesta. Capite che si può fare un lavoro così, ma da onesti? Se no io sarei già andata via da un pezzo, no? Giusto? Però pagate le tasse, ma paghiamole tutte, paghiamole meno, ma anche lo Stato deve fare il suo dovere, non mandare le cartelle esattoriali, le cose così, fare i controlli, rompere i coglioni, perché adesso sai cosa dicono? Sarete più sotto controllo. Allora, come voi volete controllare me? Io adesso inizio a controllare voi. Controllano solo il popolo e le piccole imprese. Loro si prendono le mazzette, scappano con le valigette d'oro, i rubinetti d'oro, le mazzette. Guarda che non vi conviene togliere il contante, se no poi voi come le pagate le bustarelle? E come le pagate le mignotte? Come le pagate la droga? Non vi conviene? Non vi conviene? Trovano cosa qualcos'altro. Pagate la droga con la carta di credito? Stupidelli, stupidelli, siete stupidelli, siete stupidelli. Io vi saluto, vi mando un bacione e un buon martedì. Grazie, ciao, bacione, bacione, ciao. Bacione. Ciao.